diciamo che costruire una meccanica vuol dire costruire il legame fra il moto e le cause che lo producono, cioè le forze. Ora, ovviamente questo legame è innanzitutto a voi ben noto, è rappresentato dalla seconda legge della dinamica. Seconda legge della dinamica che lega le forze con le accelerazioni e poi per integrazione, se volete, alle velocità o alle posizioni. Allora, perché mi pongo il problema innanzitutto di costruire una cinematica dei fluidi, cioè una descrizione del movimento, visto che la descrizione del movimento dovrebbe esservi già perfettamente ben nota a partire dai corsi fondamentali di fisica? Perché in realtà il moto di un fluido è questione, diciamo, un po' diversa da quello che è il moto di un oggetto solido che voi siete già abituati a conoscere. In particolare, i moti che siete abituati a conoscere finora sono moti caratterizzati da un numero di oggetti in generale abbastanza modesto e pertanto il moto di questi oggetti può in generale essere descritto a mezzo della cinematica classica del punto materiale che ben conosciamo, no? Per esempio, se facciamo riferimento alla figura che è qua nella slide, a un certo numero di palle che stanno su un tavolo da biliardo, no? La prima descrizione grossolana che potremmo darne è legata alla semplice descrizione del moto del baricentro. No, se descrivessimo solamente col moto del baricentro, ciascuna di queste palle sarebbe descritta dal moto del baricentro, quindi dalle tre coordinate cartesiane, in un riferimento cartesiano ortogonale, al passare del tempo. Quindi sarebbe descritta dalle funzioni x di t, y di t e z di t al passare del tempo. Se poi volessimo una descrizione più accurata, che tenga conto del fatto che quegli oggetti non sono punti materiali, ma sono corpi solidi nello spazio, ovviamente sappiamo che la descrizione di un corpo rigido, del moto di un corpo rigido nello spazio, può essere fatta mediante sei parametri, no? Quindi le tre coordinate al baricentro e poi magari tre angoli di rotazione rispetto a un sistema di tre assi coordinati che sia solidale al nostro oggetto solido. Anche qua avremo quindi una descrizione del movimento di ciascuno di questi oggetti a mezzo di sei parametri scalari, funzione del tempo. Ci siamo? Questa descrizione del movimento va sotto il nome di descrizione lagrangiana del moto ed è quella che siete abituati a conoscere dalla cinematica di base, no? Da quella che avete studiato nel vostro corso di fisica. Ora, la descrizione lagrangiana ovviamente è basata ed è la base per l'uso della legge di Newton, per l'uso della seconda legge della dinamica, no? Perché poiché descrive il moto del nostro oggetto solido istante per istante, per derivazione ci consente di scrivere poi le velocità, ci consente di scrivere poi le accelerazioni e quindi ci consente di scrivere quell'accelerazione che compare dentro la seconda legge della dinamica. Tuttavia, questa descrizione lagrangiana non è in generale utilizzabile per la descrizione di un campo di moto fluido, anzi in generale non può essere utilizzata per la rappresentazione di un campo di moto fluido. Perché? Perché i fluidi sono oggetti che sono costituiti da un numero molto elevato di particelle. Come facciamo a descrivere il moto di ciascuna di queste particelle? Ma indipendentemente da quello che ho scritto nella slide, è la definizione stessa di particella fluida che è un po' ambigua, no? Lascio un attimo il tempo che trovo. Come facciamo a dire quali sono queste particelle fluide in movimento? Se per esempio facciamo riferimento a un corso d'acqua, no? Magari se avete fatto una passeggiata in villa a ora di pranzo, avete visto il corso d'acqua. Beh, se osservate il corso d'acqua,
risulta abbastanza complicato già definire quali sono queste particelle fluide che compongono l'intero fluido che sta in movimento. E poi dovremmo descrivere le interazioni tra queste particelle fluide, per cui una descrizione lagrangiana del moto per un oggetto fluido, per un corpo fluido, risulta sostanzialmente impossibile, anche se in alcune applicazioni specialistiche poi è quello che si fa, ma diciamo che di norma non è possibile utilizzare una descrizione lagrangiana del moto. E allora che cosa si fa? Allora, piuttosto che utilizzare la descrizione lagrangiana che abbiamo visto prima, utilizziamo un'altra modalità di descrivere le cose, una modalità di descrivere le cose che si basa su quelli che si chiamano volumi di controllo, su elementi che siano fissi nello spazio e rispetto ai quali consideriamo il moto del nostro corpo fluido. Che cosa voglio dire? Facendo riferimento al caso del corso d'acqua che citavo prima, risulta praticamente impossibile immaginare di marcare una particella fluida e poi seguirla nel suo movimento. Però una cosa che sembra invece molto più fattibile, molto più realizzabile, è quella di posizionarsi in un punto. Per esempio, ci posizioniamo sul ponticello che sta a cavallo del nostro corso d'acqua, osservare un punto del nostro corso d'acqua e magari, per esempio attraverso uno strumento di misura, misurare la velocità in quel punto al passare del tempo. Ovviamente un'operazione di questo tipo non misura la velocità di una particella, non segue il moto di una particella al passare del tempo, quanto piuttosto segue il moto di tutte le particelle che via via passano per un dato punto, nel senso che io li metto in quel punto e al passare del tempo passeranno differenti particelle. L'acqua che passa sotto un ponte non è mai la stessa, per essere poi, dici no, ma misuriamo la velocità di queste particelle che via via passano per il nostro punto. Ovviamente questo è un modo di vedere le cose che ribalta un po' il modo classico col quale siamo abituati a costruire la descrizione del moto. Noi classicamente siamo abituati a descrivere il moto di un oggetto attraverso la curva che per esempio questo descrive nello spazio, no? Attraverso una curva che è parametrizzata dal tempo. Quindi rispetto a un riferimento cartesiano fisso nello spazio, il moto di questo oggetto solido magari sarà descritto dal moto del suo baricentro, che sarà descritto a mezzo delle coordinate x, y e z, che saranno funzioni del tempo. Per cui io istante per istante definisco x di t, y di t e z di t che descrivono la posizione di questo oggetto. Invece, nella descrizione euleriana, che sarà quella che andremo a costruire, invece faremo una cosa differente. Definiremo quelle che saranno delle variabili di campo, la pressione, la velocità, quello che sia, e queste variabili di campo saranno funzione sia dello spazio sia del tempo. Cerchiamo di capire meglio che cosa vogliamo dire. Nella descrizione lagrangiana del moto, noi abbiamo necessità di descrivere per ogni particella le funzioni x come x di t, y come y di t e z come z di t. Ok? Saranno queste le funzioni che descriveranno la nostra traiettoria. A questo punto la velocità, le componenti della velocità x punto saranno ovviamente descritte per derivazione rispetto a queste,
e quindi avremo x punto di t, y punto di t e z punto di t, che saranno le derivate temporali di questa traiettoria. Al contrario, nel momento nel quale noi facciamo una descrizione euleriana del nostro campo di moto, cioè ci riferiamo a punti fissi nello spazio rispetto ai quali consideriamo le nostre variabili di campo, per esempio velocità, pressione e quant'altro, queste quantità saranno funzione, ecco, del punto al quale mi sto riferendo e del tempo. In questi termini, nei termini di questa descrizione euleriana, spazio e tempo assumono sostanzialmente lo stesso ruolo. Ci siamo? Mentre nel caso della descrizione lagrangiana, quella alla quale siete abituati, noi descriviamo lo spazio in funzione del tempo, nella descrizione lagrangiana lavoriamo per campi che abbiamo ai vari istanti, per cui a un certo istante temporale, in tutti i punti dello spazio, io descrivo la velocità, io descrivo la pressione. In questi termini, la velocità, la pressione sono funzioni allo stesso modo dello spazio e del tempo. La questione non è oziosa, in quanto questa differenza, che è una differenza concettuale innanzitutto, perché come vedete in un caso seguo le particelle, nell'altro caso, ecco, mi metto in punti fissi dello spazio e vedo che cosa accade, ovviamente si traduce poi in una scrittura diversa di posizioni, velocità e soprattutto accelerazioni. Il problema serio è che l'accelerazione che compare dentro la seconda legge della dinamica, è l'accelerazione lagrangiana, è quella caratterizzata dalle variabili x punto di t, due punti di t, y due punti di t, z due punti di t, cioè è quella che si ottiene derivando due volte la traiettoria. Ci siamo? Ma questa accelerazione che vado a costruire è cosa diversa da quella che invece possiamo osservare, nel momento nel quale facciamo riferimento a una descrizione euleriana del moto. Perché? Perché, ecco, partiamo dalla definizione di accelerazione. Che cosa è per noi l'accelerazione? La variazione di velocità nell'intervallo di tempo. Esatto. L'accelerazione è il tasso di variazione, anzi, più che la variazione, è il tasso di variazione della velocità rispetto al tempo, perché è una derivata della velocità rispetto al tempo, quindi è il limite della variazione di velocità diviso per il tempo, no? È il limite di questo rapporto incrementale. Ora, attesa questa definizione qualitativa, andiamo a vedere come la formalizzeremmo in un approccio euleriano. Poiché in un approccio euleriano io guardo a punti fissi dello spazio, cerchiamo di capire cosa vorrebbe dire tasso di variazione della velocità rispetto al tempo. Allora, io mi metto in un punto dello spazio e all'istante t uguale a 0 misuro un certo valore di velocità. Poi, nell'istante successivo, misuro un altro valore di velocità. Magari questa velocità è cambiata. Pertanto, il tasso di variazione di velocità rispetto al tempo sarebbe la differenza di velocità tra due istanti in un punto diviso l'intervallo di tempo. Poiché io ho definito il campo di velocità quindi in funzione dello spazio e del tempo, l'accelerazione, come l'ho appena definita, rappresenterebbe che cosa? Rappresenterebbe la derivata parziale di questa velocità rispetto al tempo. Perché? Perché ho detto, io mi metto in un punto fisso dello spazio e vedo come varia la velocità. Poiché in questo approccio euleriano la velocità è una funzione di quattro variabili,
le tre coordinate spaziali e il tempo, beh, nel momento nel quale io fisso il punto e vedo come cambia la velocità al passare del tempo, sto scrivendo la derivata parziale della velocità rispetto al tempo. Ma questa accelerazione non è l'accelerazione che compare alla seconda legge della dinamica, perché l'accelerazione che compare alla seconda legge della dinamica è l'accelerazione del corpo, è l'accelerazione dell'oggetto materiale che si muove. Allora, questa accelerazione è, brutalmente, è la derivata totale della velocità rispetto al tempo, no? È la variazione complessiva della velocità rispetto al tempo. Perché? Perché il mio oggetto particella, la mia particella di fluido, ed è quella, è solo quella che rispetto alla seconda legge della dinamica, che cosa fa? Cammina nel mio dominio. Questa particella fluida, in generale, varia la sua velocità da punto a punto e da istante temporale a istante temporale. Quindi, in generale, ha variazioni sia connesse allo spazio sia connesse al tempo. È l'insieme di tutte le variazioni, cioè la derivata totale della velocità rispetto al tempo, che per me è l'accelerazione che compare dentro, dentro questa seconda legge della dinamica. Questo fatto è abbastanza scontato nel momento nel quale io scrivo una descrizione lagrangiana, perché nella descrizione lagrangiana, la velocità che io ho in un certo punto è funzione del punto dello spazio che sto considerando, ma il punto dello spazio è funzione del tempo, così come direttamente del tempo. Per cui l'accelerazione che compare qua dentro è la derivata totale di questa velocità rispetto al tempo, perché la velocità in senso lagrangiano è una grandezza che dipende dal tempo sia direttamente sia attraverso la traiettoria, perché i punti che percorre questa particella stanno su una traiettoria, stanno sulla sua traiettoria. Invece, nel momento nel quale io mi sto muovendo in maniera euleriana, spazio e tempo non sono più legati, perché io sto guardando i vari punti dello spazio e in questi vari punti dello spazio io sto vedendo quanto valgono le velocità. Allora, se io considero la variazione della velocità in un punto al passare del tempo, non sto scrivendo questa, la derivata totale della velocità rispetto al tempo, ma sto scrivendo questa, che è la derivata parziale della velocità rispetto al tempo. Quindi, come vedete, questa, la differenza di approccio fisico fra le due cose, cioè fra l'approccio lagrangiano e l'approccio euleriano, si traduce, fra virgolette, in una differente definizione dell'accelerazione. Ma l'accelerazione che compare dentro la seconda legge della dinamica è l'accelerazione lagrangiana, quella che fa riferimento al moto della particella, quella che fa riferimento alla traiettoria, non l'accelerazione euleriana, quella che io misuro in un punto al passare del tempo. Pertanto ho bisogno di uno strumento che mi consenta di legare l'accelerazione euleriana, quindi quello che io posso effettivamente misurare, all'accelerazione lagrangiana, che è quella che compare nella seconda legge della dinamica, che resterà comunque il mio faro. Il mio faro per costruire una meccanica dei fluidi sono comunque le leggi fondamentali della meccanica, no? Leggi fondamentali della fisica, quindi la seconda legge della dinamica. Però abbiamo detto, poiché io questa non la so scrivere perché non so seguire le particelle, questa non la posso usare. Ho necessità di utilizzare una descrizione per la quale però questa è l'accelerazione. Allora ho bisogno di costruire un legame fra questa descrizione euleriana e la descrizione lagrangiana. Cioè ho bisogno di trovare un legame che mi consenta di scrivere questa in maniera euleriana e quindi di poter utilizzare
la seconda legge della dinamica. Questo è l'obiettivo fondamentale che ci stiamo ponendo. Vi ripeto, perché? Perché la descrizione lagrangiana del campo di moto mi consente, particella per particella, di definire la sua velocità. Invece la descrizione euleriana fa riferimento a volumi di controllo, elementi fissi nello spazio rispetto ai quali consideriamo il moto dei nostri fluidi. Ma questo è l'unico modo con il quale noi possiamo descrivere il moto dei fluidi, perché altrimenti o mi date un modo per marcare le particelle di fluido che si muovono, oppure la descrizione che sta alla vostra sinistra io non la posso utilizzare. Un esempio di descrizione euleriana del campo di moto lo vedete in questa slide. Esempio, qua come funziona la figura che vediamo qua? Qua in un certo piano, in una certa sezione del nostro dominio fluido, abbiamo rappresentato i vettori velocità a un certo istante. Una descrizione euleriana consiste sostanzialmente nel definire ai vari istanti di tempo quello che è il campo di vettori velocità. Vi ricordate cos'è un campo vettoriale? Un campo vettoriale è un'applicazione che associa a ogni punto dello spazio un vettore. Ok? Allora la descrizione euleriana sostanzialmente consiste in questo: consiste nel dire a ogni istante temporale, nel fare a ogni istante temporale una fotografia del mio campo dei vettori velocità, e quindi dire: bene, a questo istante questi sono i miei vettori velocità, a un altro istante magari i vettori velocità saranno diversi oppure saranno gli stessi, insomma. Poi c'è da capire questo fatto. Ovviamente la descrizione euleriana, ripeto, è l'unica cosa che poi alla fine possiamo fare nella realtà. E ovviamente non descriviamo solamente le velocità, ma descriviamo tutte le grandezze che interessano il problema. Per esempio, in questa slide bisogna solo rappresentare le pressioni sull'ala di un aereo. La rappresentazione è fatta a codice colore, no? Però questa stessa rappresentazione a codice colore che vediamo qua sopra, questo stesso modo di rappresentare le cose, contiene dentro di sé il concetto euleriano, no? Il concetto euleriano è quello di associare a tutti i punti dello spazio il valore di quella variabile di campo che abbiamo a un certo istante. Bene, a un generico istante abbiamo punto per punto certi valori di pressione sul nostro sistema, a un generico istante. Ora, io tengo a sottolineare questa cosa, a un generico istante, perché poi in molte situazioni all'ingegnere interessano quelli che si chiamano moti stazionatici, le condizioni stazionarie, cioè le condizioni di regime. Un moto stazionario oppure permanente è un moto nel quale che cosa succede? Succede che la velocità, ma anche la pressione, insomma tutte le variabili di campo non variano col tempo, nel senso che io, se mi sposto da un punto a un altro, posso leggere delle differenze di velocità, posso leggere differenze di pressione o quello che sia, ma se io guardo un punto fisso, bene, in quel punto fisso ho sempre lo stesso valore di velocità, ho sempre lo stesso valore di pressione, ho sempre lo stesso valore di temperatura e così via. Ciò è quella che si chiama una condizione stazionaria o, con un altro gergo, permanente, o una situazione che non cambia col tempo. Ovviamente una situazione del genere è una situazione di regime, rappresenta il comportamento a regime del mio sistema. Il comportamento a regime il mio sistema lo raggiunge nel momento nel quale lavora con condizioni al contorno costanti per un certo tempo. No, io ho il mio aereo che sta procedendo a velocità costante in aria ferma, per fissare un po' le idee, no? Per cui a un certo punto le sue condizioni al contorno sostanzialmente non variano, ok? Per cui il sistema si mette a regime, al passare del tempo, ovviamente ho sempre lo stesso valore di velocità, sempre lo stesso valore di pressione e così via.
le condizioni di regime sono le condizioni che interessano molto l'ingegnere, perché noi in genere vogliamo che le nostre macchine lavorino a regime, che i nostri sistemi per il trasporto di fluidi lavorino a regime e quant'altro così. No, noi in genere gli oggetti li progettiamo per lavorare a regime, li progettiamo per trasportare una portata fissata, per muoversi a una velocità prefissata e così via. Poi è chiaro che per raggiungere queste condizioni di regime i nostri sistemi dovranno passare per transitori che saranno non di regime. Un concetto molto importante è che una situazione di regime, una condizione stazionaria, è caratterizzata da accelerazioni euleriane pari a zero. Se io guardo un punto e in quel punto la velocità non cambia, la derivata parziale della velocità rispetto al tempo è zero. Un campo di moto permanente, un campo di moto stazionario, è caratterizzato dall'avere accelerazione euleriana pari a zero. Attenzione, questo non vuol dire che non c'è accelerazione sulle particelle. Perché? Perché ovviamente da punto a punto io posso avere in generale velocità diverse. E se ho velocità diverse, la mia particella, che percorre la sua traiettoria nella realtà, sperimenta velocità differenti al passare del tempo e pertanto ce l'ha un'accelerazione vera, un'accelerazione lagrangiana. Però non c'è accelerazione euleriana. Motivo ulteriore che mi spinge a dire, io ho bisogno di un legame tra l'accelerazione euleriana e l'accelerazione lagrangiana. Bene, cerchiamo di costruire questo legame. Partiamo quindi dalla seconda legge della dinamica, la seconda legge di Newton. No, la forza o insieme alle forze che si esercitano su una particella di massa m la accelerano con un'accelerazione a che è legata a f dal legame f uguale a m per a. Nota bene, vi offendo ripetendovelo, ma quello è un legame vettoriale, no? Bene, l'accelerazione della particella è la derivata temporale della velocità della particella. Attenzione, io qua ho scritto questa velocità, l'ho indicata con v particle, no? Perché voglio sottolineare che quella è la velocità della particella. Cioè, è la velocità che sperimenta la vostra particella di fluido, qualunque cosa questo significhi, perché vi ho detto che è già abbastanza ambiguo definire che cos'è una particella di fluido. Comunque, è l'accelerazione che sperimenta la mia particella di fluido. Pertanto, poiché questa velocità della particella è una funzione della traiettoria, è una funzione della traiettoria, e poi anche del tempo, poi ci vuole un virgola t che ho omesso nella slide. Che cosa succede? Per scrivere questa accelerazione io devo fare la derivata totale della velocità rispetto al tempo. Per fare questa valutazione, per fare questo calcolo, io devo andare, io posso utilizzare quella che in analisi è chiamata regola della catena, no? La regola di derivazione delle funzioni composte. Perché? Perché l'ho scritto qua, no? La velocità è una funzione del tempo, sia direttamente sia attraverso la traiettoria. Allora, andiamola a fare questa derivata. Giusto per essere un po' più pedante. Allora, abbiamo detto che la velocità è una funzione di x di t, y di t, zeta di t e t. Bene, andiamo a fare questa derivata e facciamo questa derivata rispetto al tempo.
vuol dire che stiamo facendo la derivata con riferimento a una traiettoria. In un istante di tempo dt, la mia particella si muove di una quantità dx, dx, dz, di un vettore che ha componenti dx, dx, dz, dx particle, dx particle, dz particle in quella scritta. Andiamo a fare questa derivata. Scrivo che la derivata totale è la velocità rispetto al tempo è 1. Allora, cominciamo a fare la derivata rispetto alla t. Quindi ho la derivata parziale della velocità rispetto al tempo, giusto per essere pleonastici, scrivo dt su dt, ma ovviamente questa è solo la derivata parziale della velocità rispetto al tempo. E poi ho la derivata lungo la mia traiettoria, quindi ho la derivata parziale della velocità rispetto alla coordinata x per dx dt più la derivata parziale della velocità rispetto a y dy dt più la derivata parziale della velocità rispetto a z dz dt. Adesso, come vi dicevo, dx, dy e dz non sono qualsiasi, ma sono lo spostamento lungo x, y e z che la mia particella sperimenta in un dt, la mia variazione di tempo dt, perché la mia particella si muove su una traiettoria. Bene, e pertanto, poiché la mia particella si muove lungo la traiettoria, dx particella in dt, dy particella in dt e dz particella in dt altro non sono se non le componenti u, v e w del mio vettore velocità. Indichiamo con u piccolo la velocità nella, la componente della velocità nella direzione x, con v piccolo la componente della velocità nella direzione y, con w piccolo la componente della velocità nella direzione z. Ci siamo? U, v e w quindi sono le componenti della velocità. Poiché la mia particella in un dt si sposta di dx particle, dy particle e dz particle, dx particle su dt è la componente u della velocità della direzione x, dy particle in dt è la componente v della velocità in direzione y, dz particle in dt è la componente w della velocità in direzione z. Pertanto, questa roba che ho scritto qua diventa questa. L'accelerazione della mia particella si scrive come l'accelerazione euleriana, qui la derivata parziale della velocità rispetto al tempo, più un altro termine che è composto da quei tre addendi: u derivata parziale della velocità rispetto a x più v derivata parziale della velocità rispetto a y più w derivata parziale della velocità rispetto a z. Ci siamo? Bene, questo il secondo termine può essere scritto in forma vettoriale con quella scrittura un po' più compatta usando la simbologia del nabla, ma comunque esso sia questa espressione rappresenta, ecco, quello che l'obiettivo che mi stavo ponendo all'inizio, rappresenta il legame che esiste fra l'accelerazione sostanziale o lagrangiana, cioè l'accelerazione che compare alla seconda legge della dinamica, quella che sa rientra F uguale a M per A, e l'accelerazione locale o euleriana. Bene, questo termine che la differenzia va sotto il nome di accelerazione convettiva. Ci siamo? Quindi l'accelerazione sostanziale, quella che compare alla seconda legge della dinamica, e l'accelerazione locale, cioè l'accelerazione euleriana, sono legate da questa relazione. L'accelerazione sostanziale è uguale all'accelerazione locale più l'accelerazione convettiva. Questa accelerazione convettiva rappresenta sostanzialmente la differenza fra le due.
cerchiamo di capire esattamente che cosa rappresenta questo discorso, cosa vuol rappresentare fisicamente questo discorso. Allora, l'accelerazione sostanziale rappresenta il punto di vista di chi si mette all'esterno del sistema, di chi si mette all'esterno del sistema e guarda la mia particella fluida nel suo movimento, no? Io mi sono messo in un riferimento esterno, sto guardando il mio campo di moto, immagino di aver marcato una particella fluida, bene, la sto seguendo nella sua traiettoria. Se io faccio questo, l'accelerazione che misuro è l'accelerazione sostanziale, l'accelerazione lagrangiana. Se però invece di far questo seguo il detto del saggio cinese che si siede in riva al fiume e aspetta il cadavere del suo nemico che passi, ovviamente il saggio guarda sempre un punto fisso del fiume, no? Sta qui e aspetta il cadavere del nemico che passi. Non passa, non passa, non passa, passa. Non passa, non passa, non passa. Ovviamente il punto di vista del saggio cinese è il punto di vista euleriano, no? Perché lui guarda un punto fisso del fiume e vede che cosa succede. Quindi lui sperimenta un'accelerazione euleriana. Mentre se io invece di mettermi in riva al fiume e guardare un punto fisso dello spazio, mi metto a una certa distanza e guardo tutto il fiume, ecco, magari vedrò prima il nemico del cinese che arriva, no? E lo vedo percorrere il corso d'acqua. Qual è la differenza fra le due cose? Chi sperimenta l'accelerazione convettiva? L'accelerazione convettiva è ciò che sperimenta il nemico del saggio. Perché? Perché muovendoci a cavallo di una particella fluida, punto per punto, istante per istante si trova in punti differenti, dove troverà velocità differenti. Bene, il fatto che le velocità sono differenti, il fatto che lui trova velocità differenti, sarebbe l'accelerazione convettiva. Vedete? È l'accelerazione, il termine accelerazione convettiva che rappresenta le variazioni di velocità, che rappresenta le variazioni di velocità fra un punto e un altro. In questi termini possiamo anche capire quello che ci dicevamo prima, no? Quel discorso che facevo legato alla legato ai modi permanenti. In un modo permanente, in un modo stazionario, in un punto la variazione di velocità è zero. In tutti i punti la variazione di velocità è zero. Quindi in un modo permanente la quantità del V in T è zero dappertutto, no? Non esiste accelerazione locale. Tuttavia, poiché in generale fra punti diversi dello spazio io avrò velocità diverse, esisterà un'accelerazione convettiva. Quindi in un modo permanente ovviamente esistono delle accelerazioni sostanziali. Qui la seconda legge della dinamica è in qualche modo equilibrata e non potrebbe essere altrimenti, no? Altrimenti in un moto per una condizione di regime noi potremmo averla solo con un risultato delle forze zero che agiscono sul mio sistema. Invece no. In generale io ho un certo risultato delle forze che agiscono sul mio sistema. Questo risultato delle forze produce un certo campo di accelerazioni, ma se sto in condizioni di regime, se sono in condizioni di regime, ovviamente queste condizioni di regime sono caratterizzate da dall'avere una derivata locale zero, ma una derivata sostanziale, quindi un'accelerazione vera, non zero, proprio per effetto del contributo convettivo, cioè proprio per effetto dell'esistenza di queste accelerazioni convettive.
C'è chiaro questo discorso? Perché se questo discorso c'è chiaro, allora ci sarà anche chiaro che ovviamente a partire da una descrizione euleriana del campo di moto, ovviamente le equazioni a cui perverremo, almeno le equazioni in forma indefinita, non possono che essere equazioni differenziali derivate parziali. Saranno equazioni differenziali le equazioni indefinite, perché rappresenteranno variazioni fra un punto e l'altro, no? E saranno derivate parziali perché ovviamente le mie grandezze variano nello spazio e nel tempo. E quindi ovviamente in questi oggetti che costruiremo compariranno le derivate parziali. Ciò che sarà la base della scrittura di questa equazione è ovviamente questa scrittura che lega l'accelerazione sostanziale, quella che sta nella seconda legge della dinamica, all'accelerazione locale. Bene, giusto per essere un po' più completi dal punto di vista terminologico, come vi dicevo, questa accelerazione lagrangiana va sotto il nome anche di accelerazione oppure derivata sostanziale o anche totale. Ve lo dico perché nei testi potete trovare differenti terminologie. C'è un elemento fondamentale, cioè una questione fondamentale in quello che è il legame fra l'accelerazione sostanziale e l'accelerazione euleriana. Il punto essenziale è che il termine convettivo, quello che compare qua scritto secondo la simbologia dell'Atlas in forma compatta, è un termine non lineare. È un termine non lineare perché? Perché contiene le velocità moltiplicate per le derivate delle velocità, no? Quindi questo termine contiene una non linearità. Per essere più precisi, questa è sostanzialmente l'origine di tutte le non linearità che esistono nella meccanica dei fluidi. Il fatto che la meccanica dei fluidi sia non lineare ha una serie di implicazioni pratiche molto significative, perché ragazzi, ovviamente la non linearità non mi consente di applicare la sovrapposizione di effetti, e la non linearità in generale fa sì che esistano quelli che si chiamano effetti di scala, vale a dire che se io considero il mio sistema e considero un sistema geometricamente in scala rispetto a quello, no? Per esempio considero il mio corso d'acqua e considero un modello fisico del corso d'acqua che sia per esempio 10 volte o 100 volte più piccolo, ovviamente la riduzione in scala delle lunghezze non porta dietro di sé una riduzione analoga di velocità, pressioni e quant'altro, ma anzi porta una variazione di velocità, pressioni e quant'altro che non è predicibile a priori. Questo comporta, fra l'altro, l'impossibilità di principio di rappresentare a mezzo di modelli fisici in scala i nostri processi. Quando parlo di impossibilità di principio non parlo ovviamente di impossibilità reale, nel senso che per esempio voi sapete che si fanno le prove su un modello per misurare quelle che sono le azioni sperimentate, per esempio, da un'ala. Questa cosa si fa all'interno di sistemi laboratorio particolari che vanno sotto il nome di gallerie del vento, e in generale, di norma non è possibile provare gli oggetti nelle loro dimensioni reali, ma si provano ovviamente in dimensioni ridotte. La non linearità però che sta nella meccanica dei fluidi fa sì che, poiché esiste questa impossibilità di principio di riprodurre un fenomeno mediante un suo modello in scala, ovviamente fa sì che noi non possiamo utilizzare rapporti di scala molto forti. Data l'ala di un aereo, non ha senso fare delle prove su un modello che sia in scala 1/100 di quest'ala, no? Quindi un modellino piccolino che possa andare dentro un oggettino piccolo da laboratorio. Questo è il motivo per il quale gallerie del vento e quant'altro hanno in genere dimensioni molto grandi. Perché? Perché io posso usare i rapporti di riduzione in scala, ma devono essere modesti.
perché riducendo in scala il mio problema io produco degli errori, e ovviamente questi errori sono tanto più grandi quanto più forte la riduzione di scala. Allora, proprio la non linearità che sta in tutto il sistema dà luogo, diciamo, a questa impossibilità di principio. Ancora, la non linearità che compare qua dentro e che poi compare in quelle che sono le equazioni generali del moto, le equazioni di Stokes, dà luogo a comportamenti dal punto di vista matematico assai interessanti ma assai complessi di queste equazioni, produce quelli che sono i comportamenti caotici e quant'altro, che danno luogo anche a una serie di impossibilità di principio, anche là, di ottenere soluzioni in una serie di situazioni. Quindi diciamo che questa non linearità dell'accelerazione convettiva che vi presento qua è una delle chiavi, è uno dei punti cardine di quella che è la meccanica dei fluidi, anzi, mi permettete, è il punto cardine, probabilmente la ragione per la quale è interessante studiare la meccanica dei fluidi ed è importante cercare di ottenere risultati della meccanica dei fluidi, perché ovviamente questi termini, questo è il termine che costituisce quella che è la sfida normalmente per quanto riguarda la sua rappresentazione, la rappresentazione dei suoi effetti sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista matematico. Bene, data la rappresentazione che abbiamo costruito, dalla rappresentazione che abbiamo costruito della nostra derivata, abbiamo costruito quindi questa rappresentazione dell'accelerazione sostanziale come somma dell'accelerazione locale e dell'accelerazione convettiva, data questa, ovviamente nasce la necessità di rappresentare, ossia innanzitutto di visualizzare quello che è un campo di moto. In generale, quando parliamo di campo di moto, innanzitutto parliamo del campo dei vettori velocità a un dato istante, ma poi per estensione parleremo di campi di pressione e così via. Ovviamente la visualizzazione di un campo di moto è una questione non banale e che è alla base, diciamo, che è importante sia per quanto riguarda gli esperimenti fisici sia le soluzioni numeriche ai nostri problemi. Esistono molti metodi per la visualizzazione del nostro campo di moto e la prima questione essenziale, lo strumento fondamentale per la visualizzazione del campo di moto va sotto il nome di linea di flusso. Allora, una linea di flusso è un oggetto che per certi aspetti somiglia molto alla traiettoria che viene definita dal punto di vista lagrangiano, e tuttavia è un concetto completamente diverso. La definizione di linea di flusso è che una linea di flusso è una curva che è ovunque tangente al vettore velocità istantaneo e locale. Che cosa voglio dire? Guardiamo la figura in basso. Bene, nella figura in basso i vettori in rosso rappresentano i nostri vettori velocità. Oh, ovviamente ragazzi, è chiaro che dal punto di vista grafico io non posso rappresentare l'intero campo dei vettori velocità, perché ovviamente concettualmente io in ogni punto dello spazio avrei un vettore velocità, no? Tra l'altro ho fatto l'ipotesi del continuo, per cui in ogni punto esiste un vettore velocità. Questo è il mio modo di rappresentare le cose. Bene, dal punto di vista grafico ovviamente rappresenterò i vettori velocità su una griglia dello spazio. È chiaro che anche nei punti dove non sono disegnati i vettori esiste una velocità. Bene, che cosa facciamo? Dati questi vettori costruiamo le curve tangenti a questi vettori. Come si fa? Partiamo da uno di questi vettori. Bene, costruiamo la sua curva tangente. La sua curva tangente fa un arco infinitesimo di curva e beh, poi va in un altro punto, in quell'altro punto c'è un altro vettore velocità, allora vai tangente anche a quest'altro e così via. Costruiamo pertanto queste curve che sono tangenti in ogni loro punto
appunto ai vettori velocitari. Ovviamente concettualmente queste curve ricoprono tutto lo spazio, no? Nel disegno tutto il piano, perché là mi sto riferendo a un campo di moto piano, che ovviamente è più semplice da rappresentare. Ma ovviamente concettualmente queste linee di flusso coprono tutto il piano, sono un ricoprimento completo del piano, perché ovviamente in ogni punto c'è una linea di flusso che ci passa. Ci siamo? Bene. Ovviamente nella rappresentazione grafica, come rappresento una quantità limitata di vettori di velocità, rappresenterò una quantità limitata di linee di flusso, o streamline secondo la terminologia anglosassone, no? Bene. Dato un arco della mia linea di flusso, ovviamente quest'arco della linea di flusso dR ha la componente dx, dy e dz secondo i tre assi coordinati, per cui se ij e k sono i vettori di questi tre assi, dr si scrive in quella maniera. Ora, dr deve essere parallelo in ogni punto al vettore velocità istantaneo e locale. Il vettore velocità ha componenti uv e w, pertanto il vettore velocità si scrive u per il vettore i più v per il vettore j più w per il vettore k. Bene, questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che per poter essere paralleli questi deve valere ovviamente dr su un modulo di v uguale a dx su u uguale a dy su v uguale a dz su w. Questa è la condizione di parallelismo, no? Che mi permette di scrivere l'equazione della linea di flusso. Per cui i tratti infinitesimi di linea di flusso, ecco, devono rispettare questa condizione. Ovviamente è banale rendersi conto che due linee di flusso non possono intersecarsi. Perché? Perché due linee di flusso? Perché la tangente è una di una sola. Esattamente. Per definizione linea di flusso. Ovviamente due linee di flusso non possono intersecarsi, perché se per un punto passassero due linee di flusso, ovviamente in quel punto dovrebbero starci due tangenti. Cioè dovrebbero. Ma ovviamente la tangente è una e. Ovviamente la tangente è una e. Cioè perché il vettore velocità è uno solo. Ok? Ovviamente questa cosa ha una limitazione. La limitazione di questa cosa è che è legata al fatto che le linee di flusso possono convergere in un punto oppure divergere da un punto se abbiamo nel nostro campo di moto quelli che si chiamano pozzi oppure sorgenti. Cioè se abbiamo punti dai quali, ecco, il nostro fluido esce oppure punti dai quali il nostro fluido entra nel nostro sistema. Questo fatto che le linee di flusso non si possono intersecare e quant'altro è strettamente correlato a una proprietà che vale per i fluidi incomprimibili e che poi dimostreremo in maniera formale. Questa proprietà è che il campo dei vettori velocità di un fluido incomprimibile è indivergente. Vale a dire che immediatamente è possibile dimostrare, e lo dimostreremo con l'equazione di conservazione della massa, è possibile dimostrare che il campo dei vettori velocità è a divergenza nulla. La divergenza della velocità di un fluido incomprimibile è zero in ogni suo punto. Questa cosa ha esattamente a che fare con l'inesistenza di sorgenti e pozzi nei punti nei quali mi sto riferendo. Bene, la visualizzazione del campo di moto attraverso linee di flusso ovviamente è estremamente utile, perché mi permette di rendermi conto di quelle che sono le caratteristiche fondamentali del mio campo di moto. Per esempio, ecco, in queste due figure vedete delle rappresentazioni dei vettori velocità dovuti al moto di un fluido che incontra un ostacolo,
un blocchetto, nel caso particolare con degli spigoli, che produce una serie di fenomeni estremamente interessanti che poi vedremo. La rappresentazione delle linee di flusso, mi consente di mettere in evidenza in quella figura alcuni elementi molto importanti di questo campo di vento, in particolare per esempio l'esistenza di zone di bicircolo a valle del mio blocchetto. C'è una questione ancora molto interessante che vediamo in questa figura e che ci tornerà estremamente utile in futuro, che è legata bene alla linea di flusso che si trova sul piano di simmetria. Vedete, questa linea di flusso che si trova sul piano di simmetria, ecco, finisce contro il mio oggetto, contro il mio blocchetto, e si ferma lì, perché la velocità che io devo immaginare, se il sistema è simmetrico in quel punto, è una velocità nulla. Perché? Perché se il sistema è perfettamente simmetrico, la particella fluida infinitesima, ovviamente è un discorso concettuale, non è un discorso reale, la particella fluida infinitesima che sta esattamente sul piano di simmetria non può andare né a destra né a sinistra, né in alto né in basso, perché c'è la simmetria, e pertanto quel punto che sta a ridosso del blocco, intersezione tra il piano di simmetria e il blocco, è ovviamente quello che si chiama un punto di ristagno, cioè un punto a velocità zero. Vedremo che le condizioni di ristagno sono le condizioni fondamentali in moltissime applicazioni meccaniche dei fluidi, quindi è importante, ecco, che le teniamo ben chiare. Ovviamente poi le linee di flusso possono essere in qualche modo arricchite anche con la rappresentazione di altre grandezze, perché una volta che io ho rappresentato le linee di flusso, su queste linee di flusso, per esempio, posso andare a rappresentare una serie di altre grandezze. Per esempio, posso rappresentare le pressioni. In quelle figure trovate delle isoline della pressione artificiale, della pressione superficiale, rappresentate a codice colore, no? I colori più tendenti al rosso rappresentano pressioni più alte, i colori più tendenti al verde rappresentano pressioni più basse in quel discorso. Ovviamente, invece, come abbiamo definito il concetto di linea di flusso, ovviamente poi esiste il concetto di traiettoria, che ben conoscete dalla fisica di base. Ovviamente il concetto di traiettoria è un concetto che noi in genere non utilizziamo all'interno della meccanica dei fluidi, se non in applicazioni avanzate, abbastanza moderne, nel senso che una delle tendenze moderne della meccanica dei fluidi è quella di tornare per alcune cose alla descrizione lagrangiana. In particolare la misura di velocità è fatta in alcuni casi con tecniche cosiddette PIB, velocimetria immagini di particelle, che in qualche modo vi consentono di seguire le particelle, ma questo è un concetto, diciamo, che esula dai limiti del corso che stiamo facendo in questo momento. Tuttavia, diciamo, prima di fare 2 minuti di pausa, vi lascerei con una domanda, nel senso che noi abbiamo visto le linee di flusso, e vi faccio notare che le linee di flusso sono un concetto fondamentalmente euleriano, no? Io fotografo il mio campo di velocità a un certo istante, ho delle linee di flusso. Magari se faccio una fotografia un istante successivo, le linee di flusso sono cambiate. Ovviamente poi abbiamo il concetto di traiettoria. Le traiettorie sono le curve che invece sono parametrizzate col tempo, quindi i due concetti sono molto diversi. La domanda è: esiste un legame tra linea di flusso e traiettoria? La risposta cerchiamo di trovarla insieme dopo 2 minuti di pausa.